Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, sto sfrigolando ragazzi, sto sfrigolando perché ho scoperto delle cose veramente veramente interessanti per quello che riguarda il nostro gameplay di Fortnite. Oramai ragazzi ci siamo, la stagione numero 4 ha già passato la sua metà, mancano ancora 4 settimane al termine perché tra pochi giorni diremo addio alla settimana numero 5 ed entreremo in quella che comincerà ad essere una vera svolta per la stagione di Fortnite. Arriveremo ragazzi nella settimana numero 6, ultima settimana necessaria dove potremmo finalmente scoprire che cosa si cela dietro lo spaccatutto, ragazzi. Manca solo un tassello. Ma tra l'altro il team di Epic Games non si sta solamente soffermando sulla settimana, sulla stagione numero 4, continua prepotente ad inserire un sacco di nuovi oggetti, un sacco di nuove cose che continuano ad arricchire il nostro gameplay a 360 gradi. Abbiamo visto gli ultimi inserimenti delle armi, ragazzi, dovremo aspettarci nei prossimi giorni. Sbadeng, questa l'avete vista, sicuro, questa la so che l'avete vista, ragazzi, è apparso da qualche minuto nella sezione. Per voi non è qualche minuto, per me è qualche minuto, per voi sarà qualche ora. Nella sezione notizie, un grande ritorno su Fortnite, un po' come le granate a gas, quelle che abbiamo visto qualche giorno fa assieme, ragazzi. Torna il buttafuori, non si chiamava così ai tempi, ma si chiamava, non ricordo bene il nome corretto. Posiziona questa piattaforma in modo da potenziare notevolmente i danni da notevolmente il tuo jump senza subire i danni da caduta. Questa, ragazzi, è appunto una piattaforma che si può posizionare su qualsiasi struttura che noi costruiamo e che ci permette di muoverci molto più agilmente nella mappa e soprattutto, come ci stava già suggerendo la didascalia, non subire danni da caduta. Vi sto facendo vedere, ragazzi, un rapido gameplay che proviene da Salva il Mondo. Questa ancora non è in Battle Royale. Come vedete, ragazzi, è molto molto piccola, è semplicemente un quadratino che occupa pochissimo spazio e ha al suo interno quattro frecce direzionali. È molto molto interessante, ragazzi, perché si può utilizzare, ad esempio, in sostituzione alla jump, questa. Allora, la jump tu ti butti sopra, ti spari in aria. Guarda, guarda, vedi che il salto che fai non è molto alto. Questa serve più che altro per scendere dalle strutture senza danneggiarsi. In poche parole, se tu hai la jump easy, la pianti su una struttura, ti lanci, prendi, apri il paracadute, sei a posto perché poi comunque atterri bene. Con questa invece, guardate quanto è alta la struttura di questo tipo, raga. Fra poco si butta giù, guarda che roba. Guarda che roba, questa è meravigliosa, tu te la tieni, ti fai una mega sky base, eventualmente ti stanno per terra giù la sky base, bang, metti giù la piattaforma, la usi per saltare, guarda, 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 guarda. Non si è fatto assolutamente niente, ragazzi, non si è fatto assolutamente niente, è una cosa fighissima per quello che riguarda appunto gli escape plan, no? Come riuscire ad uscire da situazioni che possono diventare abbastanza difficili. Ma voi dite, Xuder, vabbè, ma dai, Xuder, ma noi sapevamo tutti che c'era la cosa, noi giocavamo a Fortnite ancora nel 1996 e quindi la conosciamo, non è niente di nuovo. Vero, amico mio?
vero, ma allora sono pronto a farti vedere un'altra cosa che secondo me è proprio una surgulu, una cosa molto molto interesting. Come sapete ragazzi, lo Xyuder va in giro, parla con i data miner, ricerca tipo Segugio, le news, quello un pochettino più Jean. Ragazzi, guardate che cosa ho pescato nel codicello sorgentello, ragazzi. Fatemi vedere dov'è. Fatemi vedere dov'è che volevo farvela vedere. Sbronk! Eccolo qua, ragazzi. Allora, come al solito ci sono delle scritte che voi dite, Xyuder, sempre le scritte mi mandi, non so cosa cacchio vogliono dire. Allora, ragazzi, queste fanno parte della... del codice sorgente di una nuova trappola che starebbe per arrivare su Fortnite, ed è una trappola che dovrebbe essere presente o doveva essere inserita in Salva il Mondo. Io ragazzi giuro, ho cercato gameplay dappertutto, non li ho trovati. Praticamente andiamo a vedere, ragazzi, qua non si capisce molto. Allora, la trappola in descrizione si chiama Ceiling Falling Trap. Drop a series of tiles on enemies from up to 3 tiles high. Allora, droppa una serie di gomme sui nemici fino a un massimo di 3 file da 3. Non capisco, ma ragazzi, ho l'immagine, presto in Fortnite Battle Royale probabilmente potremmo trovare questa, ragazzi. Sgadan, guardala qua. Allora, io non saprei decifrare questa immagine, nel senso, potrebbe essere una trappola. Allora, sembra di vedere che ci sono 9 gomme, ragazzi, bloccate, come vedete, dai lati, dalle sponde, quindi non vengono fatte cadere. Io non credo che questa trappola si debba guardare così, nel senso, non è che va giù sul pavimento. Secondo me questa trappola viene attaccata al soffitto, quindi è un po' come le trappole classiche con gli spuntoni che siamo abituati a vedere. Potrebbe essere appunto una trappola attaccata al soffitto, se uno ci passa sotto, come vedete ci suggerisce sull'angolino a destra quella sirena rossa, ragazzi, vedete? Quella sirena è ovviamente un allarme. Potrebbe essere che se la piantiamo sul soffitto, uno ci passa, si attiva l'allarme, svrang, si aprono le protezioni, vengono fatte cadere le gomme. O altrimenti non capisco che danno potrebbe fare a un nemico se la mettessimo per terra. Io ragazzi, questo è quello che ho trovato e che volevo farvi vedere, soprattutto per condividere con voi delle opinioni. Ragazzi, quella trappola che vedete lì, secondo voi come funzionerà? Cosa sarà? Scrivetemelo qua sotto. Sembra che sia ufficiale. Da dove ho preso questa informazione? Ho preso anche altre informazioni e si sono sempre rivelate veritiere con gli aggiornamenti di Fortnite. Questa potrebbe esserlo come le altre. Beh ragazzi, io vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le news di Fortnite e di Fortnite per Android. Noi ci vediamo in live. Ciao!